Il comunale di Torvaianica è il palcoscenico del match di terza categoria che vede come protagonista il Monte Giordano e la formazione capitolina Decimo Roma. Salvo qualche piccolo sprazzo iniziale, è il Monte Giordano a dominare la gara, passando al 22esimo in vantaggio con Marco Palumbo, su assist del fratello Alessio. La squadra di casa continua a cercare la porta e al 28esimo sigla il raddoppio, stavolta con il numero 11, grazie ad un errore difensivo di Palma. Ma il Monte Giordano non si accontenta e ancora una volta è Marco Palumbo a segnare, stoppando e calciando in rete. Non bisogna aspettare tanto per la sigla del 4-0, stavolta per opera del numero 6 Carinci, in maglia bianca, ed il decimo Roma è in serie difficoltà. Il secondo tempo si apre con un gol di Sberno, che cerca di riavvivare i suoi, al 47esimo. Il Monte Giordano però non è ancora sazio e al 56esimo arriva la tripletta del solito Marco Palumbo ad incrementare un vantaggio di 4 reti. Passano i minuti e del decimo Roma nessuna traccia. Bisogna aspettare il 32esimo, quando Rosati decide di accorciare una distanza comunque significativa. Siamo sul 5-2 e dopo neanche un minuto di gioco l'asse Palumbo di Fiori aggiunge un'altra rete alla goleata di questo sabato pomeriggio per mano del numero 15 in maglia bianca. Quando il risultato è largamente al sicuro, l'arbitro vede un fallo in area e fischia. Rigore per il Monte Giordano. Migani tira, segna e sono 7. La partita finisce e le reti del Monte Giordano parlano chiaro sul divario tra le due squadre.